Geschichte der vergessenen italienischen Neue Welle. Sowohl in Deutschland als auch in Italien stellt die Neue Welle in den 70er und 80er Jahren den Übergang vom Fortismus in den Postfortismus dar. Anni 70. Crollo delle magnifiche sorti e progressive del capitalismo industriale. 1980. Morte di Ian Curtis. Due eventi all'apparenza indipendenti. L'analisi materialistica aleatoria svela incontri segreti. Un crollo nervoso. Ich habe Nerven zusammengebrochen. Un crollo nervoso. Ich habe Nerven zusammengebrochen. Crollo di Curtis corrisponde alla crisi della società fordista. I frammenti economici e culturali di questa si accumuleranno nel regime post-industriale. Negli anni Ottanta, superficialmente formalizzato nell'esercizio di paure neobarocche. I nervi disseminati dal primo poggeranno sulla pratica teorica New Wave, cupo, edonismo. L'ordine nuovo è una tendenza, in altre fasi gramsciana, intercettata e rovesciata anche nella destra rinnovata, più o meno formale ed avanguardia. Più o meno armata, più o meno gioiosa. L'ordine nuovo è un'attitudine che ha fatto presa, che ha organizzato in parte le masse dei fruitori produttori,